Ricorre il 15° anniversario della strage di Nasiriya. Il 12 novembre 2003, nella città a sud dell'Iraq, un camion bomba esplose all'interno del recinto della Maestrale, una delle basi del contingente italiano a cui era demandato il controllo di quella zona del paese. La dinamica dell'attentato è tristemente nota. Alle 10:40 un camion cisterna si avvicinò alla base attraversando il ponte sull'Eufrate. All'altezza dell'infrastruttura militare, girò a sinistra puntando verso il vecchio edificio della Camera di Commercio. A bordo c'erano due persone, un autista e un uomo armato che si sporse verso l'esterno e cominciò a sparare contro il posto di guardia all'ingresso della base. Il camion proseguì sfondando la barra di metallo dell'ingresso mentre il militare italiano di guardia rispondeva sparando. Il camion si bloccò pochi metri dopo, terminando la sua corsa contro le strutture di protezione che la delimitavano il parcheggio, esplodendo a circa 25 metri dalla palazzina, il sede comando. Alla fine della giornata il bilancio delle vittime faceva registrare 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito italiano e due civili italiani, oltre che 9 civili iracheni morti, oltre a una ventina di italiani tra militari e civili feriti. In coincidenza dell'anniversario della strage, viene celebrata quindi la giornata in ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Al cimitero comunale di Avola è stato deposto un omaggio floreale dinanzi alla tomba del brigadiere Coletta, carabiniere di origine avolese, rimasto vittima della strage, ed è stata successivamente celebrata una messa nella chiesa del Carmine ad Avola. Alla cerimonia, significativa, hanno partecipato i familiari del militare, il comandante provinciale dei carabinieri, il sindaco, una nutrita rappresentanza dei carabinieri, ma anche rappresentanti delle sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Avola, Siracusa e Canicattini Bagni.